meravigliosa località che è Tre Fontane, in provincia appunto di Campobello di Mazara, e abbiamo un grande chef. Lui è Beppe Agliano, e Beppe Agliano che fa questo mestiere, fa lo chef. Cosa significa fare lo chef oggi? Oggi sono cambiate, vedo il sushi lì, vedo che è cambiata proprio la cucina. Un sushi fatto con le olive. Eh sì, oggi è un gioco, dobbiamo cercare di reinterpretare quelle che sono le nostre materie prime per rilanciarle, per farle rivalutare, per far capire a tutti che la cucina non è così ferma e così statica. Possiamo prendere delle antichissime ricette, ma i palati di oggi sono abituati ad altro, quindi dobbiamo adattare quello che sono le nuove tecniche di cottura e tutte le miscelanze di dominazioni che ci sono avvicendate nel nostro territorio, proprio lì nella cucina. Oggi arriva anche l'Oriente, quindi siccome il sushi si mangia anche oggi in Italia, cerchiamo di adattarlo. Abbiamo fatto un sushi con le olive stasera. Sì, perché tra l'altro qui c'è, in questa località, c'è questa specialità di questa particolare oliva che si chiama esattamente... È la nocella del Belice. È la nocella del Belice, che è tipica di queste zone, proprio della zona del Belice. E con questa oliva ci fate tantissime cose. Eh sì, sì, comunque è quella che dà alla fine il carattere a tutti i nostri piatti. Oggi è anche all'olio, perché da qui ne nasce un olio particolare. Essenziale, infatti, è quello che è il miglior prodotto che esce dalla nocellara, sicuramente l'olio extravergine d'oliva di nocellara, DOP. Quello che è comunque per la sua natura... per la sua fragranza, i suoi profumi, quel suo piccante, il retrogusto di mandorla, lascia carattere e dà sicuramente una persistenza diversa rispetto a tanti oli. Noi siamo unici al mondo per questa tipologia di olio, quindi il nostro compito è un compito importante, ma è molto semplice fare bene con un olio di questa portata, con questa eccellenza. Sto muovendo molto promotore di questo piccolo progetto che parte da Marsala, dalla nostra provincia, dalla Sicilia, per farla rilanciare, perché lo meritiamo, perché il prodotto c'è, il microclima sicuramente è unico e possiamo vantarci di essere unici al mondo, quindi possiamo aspettare il turismo serio ed eccellenza. Ma assolutamente sì, perché poi la cucina e il turismo vanno insieme, cioè quando in un posto si mangia bene, oltre che avere questo mare meraviglioso e queste zone così belle, ma si mangia anche bene, ci sono dei buoni ristoranti, questo fa sì che ci sia turismo. E io devo dire che la Sicilia è da un po' di tempo che sforna tantissimi chef di alta qualità, tantissimi chef internazionali come te, e devo dire, ecco, io ti voglio chiedere una cosa: quali sono i piatti più forti per Beppe Agliano? Ma guarda, i piatti più forti oggi per me sono un taglio tra tradizione e territorio, e cioè il territorio nel prodotto, il prodotto base. Io ho snellito di molto le ricette, le ho impoverite, esaltando quello che è l'ingrediente di base. Guarda, uno dei piatti che sta andando per la maggiore in questo momento è la carbonara di gamberi, un piatto dove abbiamo presenza solo di gambero e di olio. Ma io giocherò, come avete visto, come avete rubacchiato insomma dalle prime riprese, giocherò col sushi facendo un sushi che invece che essere aromatizzato con l'aceto di riso è aromatizzato con il nostro grillo. Il riso è il nishiki, quello classico, l'alga è l'alga nori, ma dentro abbiamo l'oliva di nocellara del Belice. Abbiamo il gambero rosso di Mazara come crudità, il tonno rosso di Marsala come crudità all'interno, avremo anche la nostra carbonara presentata con un tortino croccante, giocheremo anche con la tagliata di tonno successivamente con una crosta di olive, capperi, pistacchi e mentuccia. Quindi... mi è venuta già fame, io non vedo l'ora di assaggiare, io sono un buon gustaio, queste cose che tu stasera ci preparerai. Voglio dire, però ho notato una cosa, che tu usi soprattutto proprio prodotti locali, prodotti della zona, e valorizzi quindi i prodotti e i gusti e gli odori della zona, e questo è importante. Viva, viva la Sicilia e viva gli chef siciliani. Dico, io fino ad oggi sapevo che appunto gli alberi di olivi si potevano comprare, oggi invece c'è una simpatica iniziativa di un agente di viaggio proprio di questa zona, del Belice, ora lui ci dirà di dov'è esattamente, perché oggi l'albero di olivo si può anche adottare, adotta un albero e dallo stesso albero ti prendi l'olio, ma ora ce lo spiegherà proprio la persona che ha inventato questa iniziativa intelligente, che è Alfio Massimino, e poi voglio sentire anche Nino Penicolo in merito a questa cosa, ma sentiamo proprio colui che adotta un albero di olivo, sì, di olivo nocellame, Alfio Massimino. Intanto io non ho inventato niente, ho copiato, ho scopiazzato, diciamo, iniziative che ci sono anche in giro, e non immaginavo che avesse il risultato che ha avuto.
perché l'ho inserita in un progetto di, un po' più ampio, che è quella della possibilità di acquistare l'olio direttamente da casa online. Quindi noi quest'anno in un frantoio della zona metteremo degli operatori che tramite delle video chat consentiranno ai nostri clienti, che nel frattempo si stanno registrando su questo sito che si chiama Frantoli, potranno comprare l'olio direttamente al frantoio. E già questo sì, è il primo. Sì. Poi abbiamo pensato di dare la possibilità a questi potenziali clienti di adottare un olivo. Chi vuole si adotta un albero. Noi non pensavamo che avesse questo successo. E poi che fa dopo questo? Lo adotta e noi gli diamo con 60 euro di adozione, no? Sì. Perché l'adozione costa 60 euro, gli diamo 5 litri di olio del suo albero o più o meno. E questa iniziativa avviene proprio qui, a Tre Fontane, no? Avviene in provincia di Trapani intanto, sì. Perché gli uliveti sono un po' miei e un po' anche di altri imprenditori, sono di altri imprenditori. E quindi chi vuole, no, si registra su questo sito, adotta, manda questo piccolo contributo e poi adotta l'albero. Ogni anno lui avrà olio garantito, perché gli viene garantito dalla la propria produzione del proprio albero. Produzione del proprio albero, insomma, che poi lo vede anche online, perché se ne va sul sito, vede l'alberello, vede il suo nome sull'albero. Vede l'albero sul sito che cresce. Ma guarda che iniziativa, adotta un albero, questa è un'iniziativa intelligente di queste. Ma Nino, senti, ma che ne pensi di questa cosa, tu che sei un esperto di olio e vini? Io penso che sia un'idea molto carina, devo dire. Oltretutto è sempre un fatto molto, cioè, diciamo, toccante adottare qualcosa, ok? Quindi significa che si fa appello al nostro sentimento più che alla mera moneta. Quindi voglio dire, trovo che sia molto simpatico e soprattutto è un mezzo che potrebbe consentire alle persone di avvicinarsi di più alla cultura dell'olio. L'olio dell'olivo, che è ancora una delle cose più tradizionali che ci siano da noi, eh. Non ci sono incidenze di prodotti chimici, non c'è nulla, è soltanto la pressatura dell'oliva, che oggi viene fatta, come tutti sappiamo, a freddo, e questo consente di poter ottenere degli oli molto profumati e di lunga durata. Perfetto, allora io direi che appunto ognuno di noi può diventare un buon produttore di vino con questo nuovo sistema di olio, diventando appunto, adottando un albero di olivo. Quindi adottiamo un albero di olivo grazie Alfio Massimino, che ha avuto questa bella iniziativa, grazie Nino Panicola, ci vediamo al prossimo servizio di Wine Fashion TV. Grazie. Meravigliosa località Tre Fontane, abbiamo un personaggio famosissimo, un grande showman, perché Stefano Masciarelli che ha fatto tanta televisione con Mara Venier, ha fatto tanta Domenica Inn e tante altre cose, però è un periodo che ti vedo un po' fuori, o no? Ti vedo poco in televisione, sì. Ma ho finito l'anno scorso con una fiction, quindi non è che sono poi così tanto distante come tempo dalla televisione, sono passati 8 mesi, no? Neanche un anno. E poi la televisione, sinceramente, in questo momento non è facile farla, perché non c'è. Questo è anche vero, c'è poca qualità e no. ci sono dei programmi, dei ride reality che noi naturalmente per scelta non facciamo, ma adesso facciamo teatro fino ad aprile, poi la televisione vediamo quello che ci offriranno e poi valuterai. No, ma diremo sì o no, perché ti devo dire che le offerte ci sono continuamente, però sai, quello che abbiamo detto prima, non si possono fare i reality a 53 anni, no? Sono assolutamente d'accordo, e poi tu sei uno showman completo. Ora in teatro cosa stai facendo, diccelo? No, ora, debutterai fino ad ottobre con Aladdin, un musical. Un musical di? Il musical è a cura della Nausica Spettacoli, è questa società, sì, che si divide, sì, diciamo, la fetta dei musical più importanti d'Italia, e sarò io e Flavio Montrucchio a interpretare questo Aladdin, e lui sarà Aladino e io sarò il genio. Insomma, siamo i due protagonisti di questo musical molto atteso. Bene, che girerà all'Italia, io sono contento, quindi ti vedremo, il pubblico ti vedrà in teatro. Verremo anche a Palermo. Al Teatro Dante? Sì. Dove vai? Da Aldo Morgante, il teatro. Morgante, bravo. E il mio amico Aldo Morgante, che lo voglio salutare. Ciao Aldo. Ciao Aldo. Senti, ma ascolta, quindi ti vedremo fino ad aprile in teatro con questa Aladdin, però io quello che voglio dire, io so che oltre tu a essere un ottimo uomo di spettacolo, sei anche un appassionato golfista, mi arriva così, so, ho questo sentore, è vero? Ho terminato ieri, proprio ho fatto ieri 18 buche prima di venire qui,
dopo insomma 20 giorni che non giocavo, sì, sono veramente ormai drogato dal golf. Da questo sport strepitoso che, come dire, ti riporta ricordi ancestrali. Ci sono questi profumi, gli uccelletti, si vedono gli uccelli, si vedono i gufi, si vedono le volpi, questi meravigliosi prati, il prato insomma è all'ordine del giorno, il green, il profumo, si sente la primavera, si percepisce l'estate, si intuisce l'inverno. Adesso, ma poi si intuisce anche dalla tua abbronzatura. Però quello che ti voglio dire, Stefano, ecco, cos'è che vorresti fare in televisione? Se tu dovessi ora, e sono convinto che dopo aprile valuterai delle proposte e ritornerai regolarmente a fare televisione come prima, assolutamente, io quello che voglio dirti, cosa vorresti fare in televisione esattamente e in che ruolo vorresti tornare? Ma mi piacerebbe fare uno show tutto mio. Uno show tutto mio, non in prima serata, uno show dove vengano messe in risalto tutte le caratteristiche che hai detto tu a 360 gradi e alla luce dei 25 anni di carriera mettere a disposizione del pubblico, di quelli che mi hanno seguito e mi seguono tutt'oggi, tutto quel che abbiamo fatto insieme, un cammino fatto insieme, infatti io al mio pubblico lo seguo da sempre. E io te lo auguro e sono convinto che tutto ciò succederà, e però voglio dirti, stasera siamo qui per questa manifestazione, per quest'olio che è proprio del Belli, strepitoso, e tu stasera appunto condurrai questa manifestazione, ma tu sei un appassionato di olio, ti piace l'olio, ti piace il mangiare bene? Mi piace il mangiare bene, lo si evince, no, dalle nostre... Si evinceva, ora sei più... no, e poi insomma l'olio, non per qualcosa, ma tu sai benissimo che è stato scoperto, inventato dagli antichi romani, quindi siamo legati a questo prodotto naturale della terra, perché appunto proviene da lì, dalle nostre origini. Terra siamo e terra torniamo. Senti, va bene, allora noi ringraziamo Stefano Masciarelli, questo personaggio eccezionale della televisione italiana, e lo rivedremo presto in televisione. Intanto andate in teatro a vedere Aladdin fino ad aprile in tutti i teatri italiani, compreso a Palermo, nel teatro appunto, al teatro di Aldo Morganti, al teatro Dante. Grazie Stefano Masciarelli, grazie, buona conduzione.